C'erano i panzerotti, c'erano gli artigiani, c'erano le signore che facevano le orecchiette a mano, c'era la Taranta, c'era la Puglia, c'erano le luminarie che si mettono nelle feste religiose, c'era la Puglia come la conosciamo noi, come la conoscono i pugliesi soprattutto, ma come la conoscono gli italiani. E davvero io sono stata fiera di vedere i leader del G7 a bocca aperta. Aperta, ma anche insomma, diciamo, delle volte anche meno, per i sapori, per i gusti, per l'identità, no? Le signore che regalavano io ne ho uno ancora, i braccialetti fatti con il nocciolo dell'ulivo.